Video news di giovedì 15 febbraio, i titoli. Stesso paese, stessi diritti, da oggi nelle Marche la carovana FLC-CGIL per sensibilizzare sull'importanza della scuola pubblica. Arriva dalle Marche la prima scarpa da barca che drena l'acqua, verrà presentata al prossimo Linea Pelle. Avviato il servizio di telemedicina nel reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Macerata. E nello sport l'arbitro maceratese Gianluca Sacchi dirigerà l'anticipo di sabato Napoli-Genoa. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news. Il gruppo Interforze Antimafia della Prefettura di Macerata continua la sua attività di verifica nel corretto utilizzo dei fondi stanziati per la ricostruzione post-sisma. Come negli anni precedenti, anche per il 2024 è stato pianificato un serrato calendario di controlli sui cantieri, reso necessario dall'ingente quantità di fondi disponibili dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione. In relazione alle gravità delle irregolarità riscontrate, le conseguenze per le imprese che non operano nel pieno rispetto della legalità possono andare dalle semplici sanzioni amministrative alla rescissione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti e nei casi più gravi all'emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia da parte del prefetto. In questi giorni gli agenti della Polizia Locale di Tolentino, coordinati dal comandante Andrea Isidori, hanno intensificato i controlli in varie zone della città, anche su indicazione dell'amministrazione, che ha dato seguito alle richieste di alcuni comitati di quartiere e segnalazioni da parte dei cittadini. Nel corso di un servizio, una pattuglia in viale Foroboario ha intercettato un'auto alla cui guida c'era un cittadino straniero residente a San Severino e risultato a essere sprovvista di assicurazione. Da un accurato controllo incrociato fatto sul posto dove era stata fermata l'auto, è stato appurato che lo stesso veicolo era già stato sequestrato a fermo perché sempre senza copertura assicurativa e quindi non poteva circolare. Pertanto una violazione reiterata che è costata al conducente dell'auto la confisca del mezzo, la segnalazione alla prefettura per la revoca della patente e quasi 2.000 euro di multa. Stesso paese, stessi diritti, è questo il titolo della campagna partita da Roma il 16 novembre scorso che sta girando tutto il paese. Da oggi fino al 21 febbraio la carovana farà tappa anche nelle Marche. Il campere dei diritti sarà oggi a Cantiano e Urbino, il 16 a Pesaro e Fano, il 17 ad Ancona e Iesi, il 18 a Fermo, il 19 ad Ascoli, il 20 a San Benedetto ed il 21 febbraio a Macerata e Recanati. Durante le tappe saranno organizzati momenti pubblici di confronto con scuole, enti ed associazioni. Consegna dei lavori per l'adeguamento della Galleria della Guinza nell'ambito delle opere previste per il completamento dell'itinerario E78 Fano Grosseto. Da ANAS la consegna all'appaltatore alla presenza dei presidenti di regione. Scopriamo quindi di più nel servizio. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha partecipato alla cerimonia di consegna dei lavori per l'apertura al traffico della Galleria Guinza tra Umbria e Marche. ANAS ha affidato infatti all'appaltatore il cantiere tra i comuni di Mercatello sul Metauro e San Giustino nell'ambito delle opere previste per il completamento dell'itinerario E78 Fano Grosseto. L'intervento del valore complessivo di 130 milioni di euro consentirà di rendere percorribile in direzione Umbria un tratto stradale di circa 10 km già realizzato e comprensivo della galleria lunga 6 km, collegandolo alla viabilità locale esistente. Il completamento è previsto indicativamente per la fine del 2026. È una giornata importante, storica per la nostra regione, per la Fano Grosseto e credo per un'attesa che ormai andava da oltre 30 anni e che oggettivamente sembrava quasi, ormai anche su Google c'è scritto di questa infrastruttura che è un'incompiuta. Invece grazie al governo Meloni siamo riusciti e riusciamo a dare una strategia al centro Italia recuperando non solo la galleria ma la prospettiva di completamento della Fano Grosseto. Beh, è il G-Day, il Galleria Day, con il quale abbiamo vinto lo sconforto di un'intera popolazione, di un'intera regione, perché
Troppo poco si è parlato della questione infrastrutturale del centro Italia, troppo schiacciata e polarizzata nella discussione di infrastrutture del nord della nostra nazione e del sud Italia, che è una evidente esigenza di infrastrutture moderne. Ma il centro Italia è una grande opportunità non solo per le regioni attraversate da queste infrastrutture, Marche, Umbria e Toscana, ma un'evidente opportunità per il sistema paese e per l'Unione Europea. Un grande corridoio di trasporto europeo che colleghi la Turchia, i Balcani, il centro Italia e la penisola iberica in un momento di gravi crisi e conflitti internazionali che bloccano i trasporti mondiali. Noi oggi affidiamo i lavori della Guinza, che è la prima della serie che rimangono di interventi sulla E78. Io come commissario ho 11 interventi sulle 78, di cui 5 sono in regione Toscana, 2 sono in Umbria, 1 a cavallo che è questo della Guinza e altri 3 nella regione Marche. Sono tutti interventi, di cui questo è il primo che parte, ma gli altri sono già a un livello di progettazione definitiva avanzata e saranno pronti i progetti esecutivi fra il 2024, quindi fra la fine di quest'anno, e il 2025, e quindi avremo su tutti gli interventi della E78 un livello di progettazione esecutiva entro il 2025, il che significa avere pronti tutto quello che rimane per realizzare e completare l'itinerario. Beh, sicuramente è una giornata molto importante, perché questa è un'opera ormai realizzata da troppi anni, riprende il via e questo ci consentirà sicuramente collegamenti più veloci tra regioni dell'Italia centrale che sono molto importanti per il sistema paese. Io sono un'assertrice convinta dell'importanza dell'Italia centrale, dell'Italia di mezzo. Con i colleghi stiamo portando avanti un percorso sicuramente importante. Le infrastrutture significano collegamenti più veloci, significa sviluppo economico, significa insomma tante cose. Doveva essere un'Italia divisa in tre, quella che emergeva secondo la volontà dei francesi, Napoleone III, quando si costituì il nostro paese. Però quest'Italia, che invece si è resa unita, pecca di un aspetto: i collegamenti fra il Tirreno e l'Adriatico, i collegamenti fra est e ovest non sono pari a quello che invece sono le infrastrutture che vanno da nord a sud, e questo penalizza proprio le regioni del centro, che sono regioni vitali, che sono regioni meno assistite di altre, ma che invece hanno un sistema economico e sociale, fra Toscana, Umbria, Marche, molto omogeneo e che quindi deve essere collegato. Il messaggio di questa apertura della Guinza è il messaggio di un'Italia che dal Tirreno all'Adriatico vuol vedere collegamenti e infrastrutture all'altezza della modernità. In vista del Milano Fashion Week, il responsabile della CNA Federmoda Macerata, Alessandro Migliore, lancia un grido d'allarme sullo stesso critico di migliaia di micro e piccole imprese del comparto. Partiamo da un dato oggettivo: nella nostra regione il settore della moda attraversa un periodo di crisi. La situazione attuale è caratterizzata da inflazione globale, aumento delle materie prime, tensioni internazionali ed incertezza economica, sta mettendo a dura prova le imprese marchigiane. Proprio come è stato fatto durante la pandemia sanitaria, dobbiamo affrontare questa situazione con la stessa determinazione e prontezza. È urgente, aggiunge il responsabile Federmoda, porre in essere misure di sostegno economico, politiche di credito agevolato e crediti d'imposta specifici per le imprese che lavorano nella moda. Chiediamo alle istituzioni di mettere al centro delle priorità la crisi del settore e di adottare misure concrete per preservare il tessuto produttivo marchigiano. Arriva la prima scarpa da barca che drena l'acqua, con un fondo con fori simili ad una racchetta da padel, per consentire in maniera semplice la fuoriuscita dell'acqua. Agile e comoda grazie al sistema ciabatta e allo stesso tempo stilosa come un mocassino con la tomaia in pelle idrorepellente. L'idea è di Nos Project Team, la prima rete d'impresa del settore calzaturiero marchigiano, che la presenterà a Milano a Linea Pelle dal 20 al 22 febbraio. Le Nos Bot sono state ideate da un team di esperti innovatori, ideali per chi ama la vela, ma abbinate a bermuda e camicia bianca anche per chi vuole essere un'icona di stile.
Non si tratta solo di un prodotto innovativo, i tre promotori intendono realizzare un vero e proprio mercato relazionale, capace di aumentare l'attrattività produttiva dei territori, aprendo alla conquista di nuovi mercati grazie ad una cultura d'impresa improntata sulla fiducia. Anche nel 2024 la città di Matelica si dimostra solidale e attenta alle manifestazioni di beneficenza di inizio gennaio, ovvero quelle per la giornata della vita e per il banco farmaceutico. Nella prima iniziativa il locale centro di aiuto alla vita mette a disposizione primule in cambio di un'offerta che serve per mantenere l'attività che consiste nell'aiuto alle mamme dal concepimento fino ai 3 anni di vita del bimbo. Nelle giornate di raccolta dei farmaci invece alcuni volontari sono stati nelle 2 dimore storiche farmacie di Matelica aderenti per chiedere la donazione di un farmaco da consegnare alla locale casa di riposo. I farmaci raccolti sono passati dai 194 totali dello scorso anno ai 300 di questo 2024. La città di San Severino diventa sempre più inclusiva. Grazie alla sinergia tra il comune, titolare della convenzione per la gestione dell'unica piscina coperta aperta al pubblico presente in città, e la società Team Gest, associazione che gestisce lo stesso impianto, si è deciso di aderire all'avviso pubblico emanato dalla Regione finalizzato all'acquisto di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune ha deciso di mettere a disposizione delle persone con disabilità che praticano sport acquatici. Il mezzo, un Fiat Ducato, è stato ritirato dal sindaco Rosa Piermattei. Per l'acquisto del minivan e degli altri ausili sono stati stanziati circa 57.000 euro, di cui 6.000 messi a disposizione dal comune, mentre per la restante quota si è attinto ai fondi regionali. Avviato il servizio di telemedicina presso il reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Macerata per seguire pazienti a domicilio e all'ospedale di Camerino. Presso la console operativa del reparto un duplice collegamento con l'ospedale Camerte per un consulto in diretta attraverso la telemedicina e poi con un paziente che effettua la dialisi nel proprio domicilio. Ma scopriamo di più nel prossimo servizio di quest'oggi. Avviato all'aste di Macerata, il servizio di telemedicina è presa in carico del paziente nefrologico. La prestazione è erogata dagli specialisti del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Macerata, diretto dal dottor Franco Sopranzi. Consente di visitare e verificare in tempo reale le condizioni di salute dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica e sottoposti a dialisi peritoneale domiciliare, senza che siano costretti a muoversi dalla loro abitazione. Un servizio utile anche alle persone che vivono nelle aree del cratere sismico e dell'entroterra, più lontane dagli ospedali. Le Marche sono tra le prime regioni in Italia ad attivare la prestazione, che consente anche di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche, dal momento che un solo infermiere può interagire con 6 differenti pazienti. Da Macerata parte questo progetto con cui attraverso la telemedicina è possibile monitorare la dialisi a casa di un paziente attraverso un monitoraggio costante da parte di uno specialista. La telemedicina costituisce ormai una struttura, una risorsa fondamentale per sopperire alla carenza dei medici ed è nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Dire che non è solo un giorno importante per il reparto di nefrologia e dialisi, ma per tutta la nostra sanità, perché il rapporto fra l'ospedale e il territorio può essere migliorato anche tramite strumenti che possono aiutare a avvicinare il paziente al proprio medico, e la telemedicina è, diciamo, lo strumento più avanzato attraverso il quale si possono effettuare delle teleconsulti da casa senza che il paziente si reca in ospedale. Questo può alla lunga aiutare anche il paziente, nel nostro caso che fa la dialisi, ad avere un cosiddetto empowerment del proprio stato di salute, cioè prendersi cura di se stesso, essere il primo attore, con la sicurezza di avere poi la possibilità di consultare il proprio medico attraverso questi strumenti di videoconferenza, video che sono ad alta definizione, quindi si può osservare anche
che so, piuttosto gli edemi delle gambe, piuttosto un neo che è comparso. Progetto pilota, se volete, è il primo metro di un percorso, di una strada lunga, che a mio modo di vedere rappresenta la vera scommessa, il vero investimento che la sanità dovrà fare nei prossimi anni. Prendersi in carico un paziente vuol dire gestirlo al domicilio, essere coerenti con un piano terapeutico e offrire e prenderselo in carico a 360 gradi, quindi offrirgli un percorso di cura idoneo al fine di gestire le cronicità che possono, anzi nella maggior parte dei casi sono multipli, anche attraverso questi sistemi e la telemedicina. Questo è l'inizio, se volete, è un inizio che già esiste. Oggi abbiamo in funzione 3 totem, l'obiettivo è averne in funzione almeno 8. Tenete presente che con 8 non vuol dire che gestiamo 8 pazienti. Il totem non serve sempre, quindi ragionevolmente noi siamo in grado di fare più visite al medico, a tutti i pazienti con i medici nei 30 giorni rispetto ai pazienti che abbiamo in cura, che attualmente qui a Macerata sono una trentina. Quindi tutti beneficeranno del teleconsulto, della televisita, grazie a questi totem che noi adesso, a partire da oggi, cominceremo ad implementare. È il futuro, è l'inizio del futuro. Continua il ciclo di 4 incontri sul tema meditazione e presenza mentale, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata. Domani, 16 febbraio, alle ore 18, nell'aula Omero Proietti, si terrà l'appuntamento tenuto dal poeta e poesologo Franco Arminio sul tema l'ecologia dello sguardo e il valore del silenzio. L'iniziativa sarà introdotta da Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. In occasione della settimana culturale, l'Istituto Comprensivo Padre Tacchi Venturi Settempedano ha organizzato 2 laboratori di educazione stradale destinati alle classi prime e seconde della primaria. Le lezioni coinvolgono gli agenti del comando della Polizia Locale, guidati dal sostituto commissario Adriano Bizzarri. Gli agenti alternano in classe momenti teorici ad esercitazioni pratiche, grazie anche all'ausilio di un tappetone didattico, di un mini semaforo e di alcuni segnali pensati proprio a misura di bambino. Referenti dell'educazione stradale a scuola sono l'ispettore capo Stefania Menichelli ed il sovrintendente Luca Crescentini. Il padre del SIC, lo stabile di innovazione circense, nato a San Severino Marche per diffondere in Italia e in Europa il nuovo linguaggio del circo contemporaneo, sarà protagonista dello spettacolo che verrà portato in scena sabato 17 febbraio alle ore 20:45 al Feronia. Giacomo Costantini, che della rassegna organizzata in città è condirettore, si presenta come un artista multidisciplinare, drammaturgo e regista. Insieme a 2 nuovi interpreti propone Spettacolare Conferenza, opera nata per divulgare e mostrare le evoluzioni del circo dalle sue origini ad oggi. La rassegna che porta il circo al teatro prosegue il 16 marzo con il duo Chaos, che dopo la residenza artistica al Feronia presenta lo stato dei lavori del nuovo spettacolo Flora. Riflettori puntati sulla magia e la comicità di Andrea Paris, protagonista del nuovo spettacolo A Paris Scomparis, in programma sabato prossimo 17 febbraio alle 21:15 al Teatro Gasparrini di Appignano. Il noto attore mago, divenuto famoso al grande pubblico con le trasmissioni Italia's Got Talent e Tu Sì Che Vales, coinvolgerà i presenti con prestidigitazione e mentalismo in un'escalation di ritmo e comicità, un magic comedy show dove il pubblico sarà il vero protagonista della serata. A cura di Ugo Bellesi, al Salone Pio Sodalizio dei Piceni a Roma, si è discusso lo scorso 8 febbraio di storia della cultura gastronomica e dell'arte conviviale nelle Marche. Ospiti dell'incontro, l'ex annunciatrice TV Rosanna Vaudetti e una delegazione che dal maceratese è giunta nella capitale per far conoscere ed assaggiare vari prodotti tipici del territorio. Ma scopriamo di più nel servizio curato da Mario Sposetti. L'arte culinaria è un tema che fa sempre discutere, soprattutto in una sede importante come questa del Pio Sodalizio Piceno. Sì, il Pio Sodalizio dei Piceni, sappiamo bene che a Roma è la parte storica delle Marche, dove noi come Unione Montana ormai da 30 anni siamo presenti con il circolo dei Marchigiani,
dove cerchiamo di promuovere i nostri prodotti e di ritorno abbiamo ogni tanto qualche pullman che viene nei nostri paesi. Questa sera il Circolo Marchigiani di Roma presenta tutto il programma dell'anno 2024 a una serie di personalità e naturalmente ai soci del Pio Sodalizio dei Piceni e a varie autorità qui diversamente intervenute. L'Unione Montana nel portare il saluto, nel ringraziare per la collaborazione con il dottor Bellesi, siamo venuti a parlare naturalmente in termini letterari dei nostri prodotti, ma poi successivamente anche a fargli assaggiare il nocio ciauscolo, la vernaccia, il vino cotto, tutte quelle prerogative che portano lontano il nome dei Monti Azzurri e dei nostri 15 paesi. Il Pio Sodalizio dei Piceni è un pochino come la nostra succursale delle Marche, qui ci troviamo. E questa manifestazione organizzata dal Centro Studi Marche, diretto da Pina Gentili, è una manifestazione particolarmente interessante perché anzitutto è tenuta da un accademico della cucina italiana, il professor Bellesi, e poi parlerà della nostra regione che è sempre una continua sorpresa. Dicono che le Marche sia un compendio dell'Italia, ma anche la gastronomia è un compendio dell'Italia perché abbiamo eccellenze della montagna, della collina e del mare. Basta pensare ai brodetti e quello che è bello, perché la cucina marchigiana è rimasta genuina, e allora quando ci si mette a tavola con grande semplicità ma con grande correttezza, ecco, sembra di respirare l'aria del mare, di sentire il venticello che viene dalle montagne e il nostro meraviglioso cielo. La Proloco è presente al Pio Sodalizio dei Piceni per questa manifestazione di arte culinaria, un'arte che è sempre più apprezzata. Sì, noi siamo stati invitati dal presidente Feliciotti della comunità montana di San Ginesio e da Rosanna Vaudetti, quindi qui a Roma il nostro Proloco, ufficio informazioni, è uno dei punti informativi della comunità montana, e quindi Feliciotti ci ha chiesto di essere presenti in questa manifestazione, che è una manifestazione vedo abbastanza visitata questa sera, quindi è una presentazione dell'attività dell'associazione, però la nostra zona, il maceratese, viene ben presentato anche con i prodotti tipici. Parlare di gastronomia e di convivialità è come parlare praticamente dei prodotti tipici del nostro territorio, e chi meglio di Franco Properzi poteva preparare una degustazione? Mi ha fatto molto piacere, sinceramente, no? Qui è una riunione, un ritrovo di marchigiani a Roma, portare i nostri prodotti è sempre non solo bello, ma è una grandissima soddisfazione. Niente, facciamo un piccolo buffet, facciamo provare i ciauscoli, no? La lonza, la coppa, tutto ciò che è la nostra piccola produzione, che facciamo tutto l'anno. Un grande successo ha ottenuto il veglione Il Ponte del Diavolo in Maschera dell'associazione omonima di Tolentino. Tantissimi partecipanti al ristorante Rispan sabato scorso per questo evento. Durante la serata, allietata dalla Poppis Band, è stata assegnata la fascia di Miss Ponte del Diavolo 2024 a Giulia Barabucci, alla quale è stato donato un bracciale e una coroncina. Giulia accompagnerà come una sorta di madrina la prossima edizione della rievocazione storica sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda, in programma all'inizio del mese di settembre. Sono stati eletti anche Miss e Mister Simpatia, Lidia Casa di Dio e Piero Pelagagge. Premiate poi tutte le maschere tra i bambini con giochi, nonché i gruppi mascherati anni 70 di Augusta Comi e Charleston di Giuseppina Ferramondo, che si sono aggiudicati il primo premio, un buono per una cena. Al secondo posto i gruppi I Carcerati di Luca Trombetta e I Messicani di Marco Viola, che si sono aggiudicati un cesto di prodotti tipici locali. Ubicata in via del Mattatoio 27 a Tolentino, la sala prove comunale è attrezzata per ospitare i gruppi che vogliono suonare e migliorare il proprio repertorio. Infatti sono a disposizione un impianto di amplificazione, batteria, amplificatori per chitarra e basso, piano elettrico.
Questi i nuovi orari di apertura, il martedì e mercoledì dalle 20 alle 23 ed il giovedì e venerdì dalle 16 alle 23. Si ricorda che si possono prenotare massimo 2 ore di accesso alla volta al costo di 3 euro l'ora per persona. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il giovedì e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 20 il numero 0733 15 85 622. Torna in scena Blondie, lo spettacolo di Cesare Catà e Paola Giorgi, legati da anni da un fecondo sodalizio artistico. Accanto a loro, The Unconventional Affair, al secolo, Andrea Ianes Gasparrini ed Alessandro Brando Alessandrini, polistrumentisti con le loro affascinanti sonorizzazioni teatrali. Blondie da Isotta a Marilyn, lezione spettacolo sulla fenomenologia delle bionde, propone un viaggio che attraversa le vicende di donne caratterizzate dal colore dei propri capelli. Spettacoli domani sera in scena ad Osimo, già sold out, e poi sabato sera al Teatro Comunale di Treia. Un cast di professioniste esperte nel far commuovere e sorridere sarà protagonista oggi e domani della rassegna di film dei teatri di San Severino che propongono al San Paolo alle ore 21. La pellicola in programmazione è The Miracle Club, il film è ambientato nella Dublino del 1867. Veniamo invece ora alle previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria lo sport. Previsioni per venerdì 16 febbraio. Cielo sereno con aumento della copertura nel pomeriggio. Precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo. Venti di brezza attesa, mare quasi calmo.